un fiume, però anche dove c'è il mare non si scherza. Beh, sicuramente. Genova è la tua città, ferita tanto adesso, spezzata, lacerata in due, ma Genova è stato anche non soltanto il porto, ma anche un approdo musicale e culturale molto importante. Beh, diciamo che Genova è conosciuta un po' come la terra dei cantautori, questo lo sappiamo, però c'è Ivano Fossati che dice che la maniera migliore di vedere Genova è dal mare, perché si capisce bene com'è fatta, però c'è una parte di Genova che è San Pier d'Arena, il quartiere da cui arrivo, che è la Genova Chicago, la Genova industriale, la Genova con le polveri, capisci, di ferro, tutta quella roba lì, e lì è il centro, diciamo, genovese del blues, è lì a San Pier d'Arena, e diciamo 9/10 dei bluesmen genovesi vengono da lì, e quindi un motivo ci sarà, non so quale, ma un motivo c'è. Tu hai avuto già 15 anni due grandi maestri, Armando Corsi e Beppe Gambetta. Cosa si impara dal maestro? Armando è la persona che mi ha, come dire, cambiato la vita, nel senso, io suonavo gli accordi normali, semplici, lui è un grandissimo jazzista, un personaggio, poi conoscendolo è un personaggio pirotecnico, non è soltanto un musicista, è una persona incredibile, e quindi mi ha aperto proprio gli occhi su quello che è, diciamo, l'armonia jazz, eccetera, eccetera, ed è stata una cosa bellissima. Lui veniva a darmi lezione a casa in Vespa, ci veniva la mattina dalle 9 alle 10 del mattino, una cosa incredibile. Come andare a scuola, però veniva Armando. Poco tempo fa, una delle ultime telefonate: Sergio, c'ho un nuovo progetto. Come Armando? Un altro nuovo progetto? Ti fermi mai? E questo è. E poi anche Beppe Gambetta. Ti dicevo l'importanza del maestro, perché tu hai approfondito sin da subito i tuoi studi. Prima al Dams in Bologna con una tesi importante, innovativa, e poi gli studi a Berkeley. L'importanza proprio dello studio, tanto che questo ti ha portato a scrivere tre manuali: il manuale di chitarra country, la chitarra acustica secondo Bonfanti, sì, la chitarra elettrica secondo, sì, Bonfanti. Lo studio, perché il blues non è soltanto improvvisazione. Beh, certo, studiare le cose, diciamo, che aiuta. Poi lo studio non è che lo studio, voglio dire, delle scale, può essere che veramente mettersi lì, tirare giù i pezzi dai dischi. Oltretutto adesso questi giovani hanno una grossa fortuna che puoi tirare giù un pezzo anche rallentandolo alla velocità, cioè, voglio dire, lo rallenti, però il suono della chitarra rimane quello, non è come quello di un 33 giri fatto scendere a 16, dove tu senti e tu devi capire che note fare. Invece adesso lo fai molto più facilmente, c'è YouTube, ci sono tante cose che ai nostri tempi non c'erano. C'è anche la possibilità di girare tanto quest'estate. Tu sei andato a suonare, hai suonato in tutto il mondo, in Estonia, poi sei tornato a Genova. Mi racconti soltanto un attimo l'esperienza in Estonia, perché uno dice il blues arriva fino all'assù, arriva fino all'assù, e poi un'esperienza che hai avuto in un posto, secondo me, in un'Italia che funziona davvero, che si chiama Casa Gavoglio a Genova, ed è una caserma che era stata abbandonata e adesso è diventato uno dei punti nevralgici e vitali. In quel cortile dove per me facevano radunate, adesso giocano i bambini quando escono da scuola o fanno gli orti con i nonni. Allora, il festival estone si chiama Augusti Blues, è un festival che si tiene ad Upsalu, che non è la capitale, è sulla costa ovest, sul mare, è una città, è la loro Portofino, non so come posso dire, una città sul mare termale, quindi molto bella, 8.000 abitanti, quindi neanche tanto grande, e c'è questo festival gigantesco, è stata un'esperienza incredibile, perché poi ci sono, insomma, un festival internazionale, tante band, Stati Uniti, Canada, eccetera, eccetera, e ci hanno trattato benissimo, è stata un'esperienza anche bella, perché sai, arrivi lì, dici chissà cosa, come la prenderanno, invece l'hanno presa bene, per fortuna, e quindi ci siamo divertiti. Invece la caserma Gavoglio è un discorso un po' particolare, c'è un quartiere di Genova che si chiama Lagaccio, perché c'era un lago una volta, veramente, è rimasto, poi si è prosciugato, l'hanno prosciugato, ci hanno fatto questo quartiere, che è un quartiere popolare, un quartiere che ha i suoi problemi, come tutti i quartieri popolari, però c'era dentro questa enorme caserma che era un'armeria, anzi facevano proprio, fabbricavano addirittura le munizioni. Adesso per fortuna è un luogo di pace e c'è questo gruppo di amici che hanno aperto questa associazione, si chiama Casa Gavoglio, perché la caserma si chiamava Gavoglio, Casa Gavoglio, e stanno pian piano ristrutturando tutto. Tenete conto che l'area intera è quasi 80.000 metri quadri, c'è anche un parco dentro, c'è un giardino, cioè non è un giardino, è una tenuta vera e propria, e pian piano stanno
stanno insomma con l'aiuto di tutti, era lo scopo del mio concerto lì era di tirare su qualche soldo che l'hanno tirato su, che sta da Genovesi, sapete che è una cosa quasi religiosa, l'argomento quasi mistico, e quindi eravamo tutti contenti alla fine, e la cosa sta crescendo, sta continuando. Ecco, cosa vuol dire a volte avere degli ospiti importanti, dei musicisti? La vita di Paolo Bonfanti la potete immaginare già in questi pochi minuti in cui abbiamo avuto la fortuna di poter parlare insieme, quanto sia stata ricca. Ed è proprio per riconoscere questa grande ricchezza culturale, artistica e umana di Paolo Bonfanti che l'Italian Blues Union questa sera con un piccolissimo segnale ti assegna questa targa. Grazie. Grazie a Sara. Grazie mille, grazie di cuore. Grazie, grazie. Allora, questo è... C'è una bella cosa, molto, io ho avuto altri due riconoscimenti nella mia vita di questo tipo e li ho avuti in contumacia, nel senso che quando mi hanno avvertito vieni a ritirare la targa io ero a suonare, per cui c'è questo finalmente una targa in cui sono presente, la riesco a ritirare nelle mie mani, bellissimo. Questo non ti esime dal suonare. È importante.